dare risposte concrete. Motivo di grande gioia poter incontrare oggi le artiste, le curatrici e le donne che con la loro passione e la loro arte hanno reso possibile la realizzazione di questo evento. Mi fa molto piacere poter dire che anche l'Italia, storicamente culla delle arti e della cultura, è attivamente partecipe di questo laboratorio permanente. Il mondo dell'arte e della cultura ha diramazioni e articolazioni nelle quali le donne hanno fatto fatica a veder riconosciute le proprie capacità e competenze in Italia come altrove. Non penso solo alle artiste, ma anche a tutte coloro che sono attive in istituzioni, imprese e professioni che ai beni artistici e culturali sono strettamente connesse. Mi onora essere la prima donna a ricoprire in Italia la seconda carica dello Stato, ma la mia soddisfazione sarà piena solo se questo percorso contribuirà ad aprire nuove strade alle generazioni future. Grazie a tutti. Grazie a tutti, viva l'arte, viva la cultura e viva le donne. Oggi siamo riuniti in occasione dell'importante edizione della Conferenza Mondiale del Gas che si sta svolgendo in questi giorni a Washington. Si è potuto evidenziare l'alto livello di qualità nella realtà produttiva del nostro paese. Occorre certamente agevolare lo scambio di buone pratiche di innovazione, condividere esperienze con l'obiettivo di realizzare sempre migliori risultati di politica energetica. Sono sicura che i lavori della vostra conferenza daranno un essenziale contributo a questo obiettivo. I'm going to say a few words, turn it over to Mark, and then we'd love to hear from you. Somebody who was accused of not looking very Italian. Sono convinta che la capacità di questo grande paese di riconoscere e valorizzare le potenzialità di tutti costituisca un elemento di forza unico al mondo. È una delle componenti che fa degli Stati Uniti il punto di riferimento sul piano dello sviluppo non solo economico, ma anche democratico e civile. Sono quasi 18 milioni di americani di origine italiana, un numero molto alto che davvero colpisce. Così come colpiscono le storie di tanti nostri connazionali, sono storie di impegno, storie di fatica e di successo. E si grazie davvero per quello che fate e per quello che voi esprimete dell'orgoglio di essere italiani. Grazie. Thank you.
arrivato qua, attraversando il fiume Hudson, dietro c'è sempre una storia di fatiche, di sofferenze, di sacrifici, di persone che sono venute dall'Italia inseguendo il sogno americano e qui hanno saputo conquistare con la loro capacità, con la loro professionalità, con il loro sapere, posti di primo livello e di questo vi ringrazio per tutto quello che fate, per quello che avete fatto, per quello che continuerete a fare e io sono certa che l'asticella della bandiera italiana sarà sempre più alta, io ce l'ho nel cuore e voi siete nel cuore di tutti noi dell'Italia, rappresentate il vero orgoglio della nostra nazione. Grazie, grazie davvero. Sono oltre 2500 gli espositori provenienti da oltre 50 paesi. Per l'Italia partecipano più di 307 aziende. Il Padiglione Italia dimostra come tra produttori, rivenditori, consumatori esista un patto di fiducia che trasforma il gusto per ciò che è buono, sano, attraente in un incontro di esperienze, in un incontro di tradizioni, in un incontro di innovazioni. Il gusto non esprime pertanto soltanto una sensazione, ma diventa bandiera di un vero e proprio codice di comportamento, di rispetto, di reciproco arricchimento, in una sola parola, di cultura italiana nel mondo. Vi ringrazio. Molto lieto di riconoscerla. Presidente, il formaggio più buono del mondo. Benvenuta. Dalla colazione al dolce siamo 13 aziende indipendenti che poi sono messe insieme in consorzio. Ed è bravissimo. Questo è un attentato alla dieta. Eccellenza Veneta. Veneta, bisogna dircelo, che siamo bravi. Buono della pasta. Un piacere, Luca, la nostra elegantissima presidente del Senato. Che gioia. Lei è il vero boss dell'azienda. Buon lavoro. Grazie. A lei. I calabresi mi hanno premiato avendo un'origine calabrese. Festeggiamo i 70 anni di azienda americana, cioè italiana americana. E però voi della Puglia richiamate la Campania. Sono cugini. Grazie mille, piacere di conoscere. Pasta fresca, pasta secca, prodotti da forno. E continuiamo a investire. Sai che cosa vogliono gli americani da noi? La passione. This is the famous bell podium where they ring the opening bell at 9:30 in the morning and then close the bell. Benvenuto Presidente. I vigili del fuoco hanno fatto miracoli l'11 settembre. Quindi noi vi guardiamo sempre con animo riconoscente. Grazie. 343 vigili sono stati ammazzati quel giorno, allora tutti i nomi sono scritti qua dalla famiglia. Ogni anno le famiglie vengono fatte prendere il nome per l'onore. Bear the weight of the floors above, and once one floor failed, it was that precipitous 4x4 collapse.